troviamo a Montalcino presso le tenute Silvio Nardi, un'azienda storica del territorio, e con noi c'è Emilia Nardi, la figlia più piccola del fondatore dell'azienda e oggi direttore generale. Buongiorno e grazie per la sua ospitalità. Buongiorno anche a lei. Quando è nata l'azienda? L'azienda è nata nel 1950, quando mio padre ha cercato un posto dove essere se stesso e per potersi riposare da quelle che erano, diciamo, le difficoltà dell'industria. Suo padre Silvio Nardi ha avuto un ruolo fondamentale nella storia di un grande vino che è il Brunello. Qual è il suo legame con questo vino? Quando lui arrivò nel 1950 c'erano solo 5 produttori cercando di vendergli le attrezzature agricole per la produzione del grano. Gli fu suggerito durante una cena di iniziare a produrre Brunello. Lui era già un uomo molto importante a livello, appunto, a livello nazionale, gli imprenditori erano pochi, la grande imprenditoria stava nascendo e quindi iniziò come sesto produttore a produrre questo vino, questo Brunello. Nel 1958 siamo usciti con la nostra prima annata, che era 1954. Nel 1967, poi in 17 produttori, abbiamo fatto la fondazione del Consorzio del Brunello. 1979 c'è stato il passaggio da DOC di OCG e il Brunello fu la prima denominazione ad ottenere la DOCG. Lei, insieme anche ai suoi fratelli, che sono oggi soci dell'azienda, ha portato dei forti cambiamenti sia nei modi di produzione del vino che nella conduzione dell'azienda stessa. In cosa consistono questi cambiamenti? Beh, certamente c'è stato un passaggio generazionale. Mio padre era un industriale, era un uomo che aveva vissuto tra le due guerre, per cui per lui l'abbondanza era una cosa importante. Purtroppo, quando si parla di un vino di grande qualità, non sempre l'abbondanza premia, ma è molto più importante avere meno per avere più qualità. Questo è stato il cambiamento, quindi ha imposto anche delle scelte. Nel senso, abbiamo ridotto drasticamente la produzione per pianta, abbiamo reimpiantato i vigneti dopo aver fatto un attento studio dei suoli. Quindi, pur essendo molto innovativi, c'è stato anche un grande rispetto della tradizione, cioè la tradizione è la terra, la tradizione sono i vecchi cloni da riscoprire, e però allo stesso tempo studiati in chiave moderna. Questo è stato un po' il nostro lavoro in questo territorio. Nella mia idea è che ormai, soprattutto a Montalcino, bisogna che ogni azienda abbia il suo stile, che è la combinazione dei suoli, che è la combinazione anche messi di propri cloni, e l'uomo poi dà un'interpretazione su quello che poi la natura ci concede, vendemmia dopo vendemmia. Un vino che esce un pochino dalla tradizione di Montalcino è il Turan, ce lo racconta? Turan è la dea etrusca responsabile dei cambiamenti in natura, per cui del passaggio dall'inverno alla primavera, della lievitazione del pane, ma anche della trasformazione del succo d'uva in vino. L'altra cosa importante è quello che c'è nel bicchiere. Qui abbiamo un assemblaggio di Sangiovese, che è presente in tutti i nostri vini, e Petit Verdot, Colorino e Syrah. E c'è anche una nuova etichetta che è appena nata. Ce la racconta? Che è il 43. Qui siamo proprio andati fuori, cioè 43 è un numero importante per Montalcino perché si riferisce al 43esimo parallelo, che è riconosciuto come la zona migliore dove produrre vini di grande qualità. Di solito le grandi denominazioni sono tra il 43esimo e il 45esimo parallelo. E tocca perfettamente Montalcino. Come già avvenuto in altri paesi europei, anche in Italia la vendita online sta avendo un forte successo negli ultimi anni. Quale pensa possa essere il futuro di questo nuovo mercato e quali pensa possano essere i vantaggi per i produttori? È una piattaforma moderna di vendita, credo che sia molto importante per i brand ben conosciuti. Io la ritengo molto importante, tant'è che vediamo anche che sia in Germania abbiamo fatto delle buone vendite, con voi devo dire siamo molto soddisfatti, ma anche in America, che è un mercato più avanti, più moderno, rileviamo che il nostro importatore lo usa molto per fare le proprie vendite ed è il nostro migliore cliente. Grazie mille. Prego.
Ci troviamo tra le vigne delle tenute Silvio Nardi e con noi c'è Fabrizio Lazzari, agronomo dell'azienda. Buongiorno Fabrizio. Buongiorno. Quali sono le caratteristiche di questo territorio? Siamo in un territorio estremamente vocato come attitudine alla coltivazione del Sangiovese, che è una delle varietà principali italiane. Passiamo da suoli che vanno dallo sciolto come sabbie e terreni ricchi di aspro a terreni un po' più compatti, argillosi, limosi, con piccole propaggini vulcaniche dovute al vecchio vulcano del Lamiaco ormai. Tutta questa varietà di suoli, questo ambiente meraviglioso contribuiscono ad caratterizzare il Sangiovese sia di un punto di vista qualitativo, aromatico e polifenolico. Cosa c'è di speciale in questo terroir? Beh, un terroir è sempre un connubio tra suolo, clima, ambiente e qui siamo in un ambiente di macchia mediterranea stupendo, in un clima che è misto tra continentale e marittimo e un suolo, come abbiamo detto, molto variegato, estremamente variabile, e quindi la somma di tutti questi componenti danno la bellezza del terroir e la sua particolarità.